Ciao a tutti, oggi vi porto nel mio allenamento. Sto facendo il primo vero lungo dall'infortunio. Sono circa 20 km e io sto già quasi al 16esimo. Stanco. E vi porto con me, almeno mi fate un po' di compagnia. E in più voglio parlarvi della potenza lipidica, cioè la capacità del corpo di utilizzare i grassi come combustibile durante la corsa. Io oggi in particolare, per fare questo, mi sto allenando a stomaco vuoto, quindi mi sono svegliato, mi sono fatto una tazza di tè verde. Dopo circa una mezz'oretta, tre quarti d'ora, sono uscito senza aver mangiato nient'altro. L'unica cosa, c'era un cucchiaino di miele nel tè, ma quello è solo gusto personale perché mi piace dolce. E in questo modo sto a secco da ieri sera e il mio corpo ha le scorte già basse e tenderà a preferire i grassi come combustibile rispetto ai carboidrati, rispetto al glicogeno. Buongiorno. Nel caso siete dei principianti e state guardando questo video, vi consiglio comunque di andarci piano con allenamenti così le prime volte, perché può essere abbastanza faticoso e il corpo magari non è abituato, quindi fate prima qualche piccola prova da 5, 6 magari chilometri la mattina presto, stomaco vuoto, vedete come va e in base a quello poi vi regolate. Io sono comunque abbastanza allenato, conosco me stesso abbastanza bene, quindi sapevo che ce l'avrei fatta senza problemi, resisto bene alla fame. E però questo di uscire la mattina a stomaco vuoto, fare qualche chilometro così, fa molto bene, aiuta ad insegnare al corpo a bruciare grassi e quindi sviluppa, allena la potenza lipidica, che serve tantissimo in gare lunghe come maratona e ultramaratona. Dato che io sono un runner di lunghe distanze, per me questa è una componente fondamentale da allenare. Mi pesa anche tenere la GoPro in questo momento, vi lascio. Ragazzi, se ancora non lo avete fatto, potete seguirmi su Strava, c'è il mio profilo, Roberto Martini, su Garmin Connect anche ci sono Garmin. Io vi lascio che sono stanco e devo finire il mio allenamento. Ciao! Ho appena finito il mio allenamento, gli ultimi chilometri sono stati tostissimi, gli ultimi tre ho faticato proprio tanto, ho finito le energie, però è proprio lì che dobbiamo spingere e dare il massimo per poter poi migliorare. Questo è l'ultimo consiglio per oggi. PS, mi sono dimenticato di dirvi una cosa: questo tipo di allenamenti va fatto a ritmo lento, mi raccomando non lo fate veloci perché rischiate di esplodere ancora prima, quindi se non vi conoscete, se non conoscete voi stessi abbastanza, fateli a ritmo lento questo tipo di allenamenti a stomaco vuoto. Ciao! Bene ragazzi, il mio allenamento è finito, i miei 20 km per oggi li ho fatti. Se ancora non lo avete fatto, qui sotto c'è il pulsantino per iscrivervi al mio canale, oppure adesso comparirà una palla qui gialla di personal running coach, potete iscrivervi qui. E se poi vi interessa essere allenati da me, c'è per tutto agosto il corso di corsa online in offerta, andate a dare un'occhiata cliccando qua. Detto questo, poi come sempre, se questo video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, condividete, ma soprattutto andate a correre. Ciao a tutti e buone corse!